È una delle scarpe che sento più comode al piede, davvero. È un po' come la scarpa di Cenerentola, questa qua. Ogni scarpa che riteniamo perfetta, come sapete, ha sicuramente il suo tendine d'Achille e questa New Balance Fuel Cell Rebel 2 non fa eccezione alla regola. Devo ammettere che ce ne avevano parlato benissimo e molti recensori americani, oltre ad alcuni negozi, avevano detto che erano delle scarpe più vendute. Comunque, per capire perché se ne parla così bene, veniamo come al solito alle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di differenziale 6, 26 mm nel tallone, 20 mm nell'avampiede, 206 grammi, avete capito bene, ma non preoccupatevi perché è un'ammortizzazione particolarmente efficace, ammortizzazione che vi consentirà di correre tutte le distanze possibili e immaginabili. La tomaia in mesh ingegnerizzato, anche se onestamente diversa rispetto a quella che avevo visto finora, leggera e traspirante, consente di mantenere il piede davvero coccolato. Inoltre i lacci molto sottili, oltre al tallone che sicuramente si piega in maniera efficace, ma al tempo stesso consente di mantenere il piede ben saldo e bloccato durante le corse più veloci, garantendo di fatto una maggiore sicurezza nella calzata, che vi consentirà in effetti di correre davvero molto velocemente se il vostro motore ve lo consentirà. Nella parte anteriore c'è uno spazio importante nell'avampiede. Nella recensione di Andrea avevamo già parlato nella unboxing della scelta tra il mezzo numero in più oppure lo stesso numero. La cosa certa però è che lo spazio nell'avampiede è importante, così come nel tallone c'è una conchiglia che non è particolarmente rigida, ma al tempo stesso vi consente di avere il piede ben saldo e soprattutto avrete una scarpa che è davvero molto flessibile, che vi consentirà quindi di correre al meglio, soprattutto per coloro i quali hanno bisogno di avere una scarpa flessibile che quindi vi consente di correre in maniera più naturale. La linguetta è molto sottile, ma al tempo stesso davvero larga e imponente, cosa che vi consentirà, anche grazie alla sua morbidezza, di tenere il piede ben saldo, ma al tempo stesso molto comodo. Non avrete la sensazione che in altre scarpe invece abbiamo, che la scarpa si possa slacciare molto rapidamente. Interessante notare i loghi del marchio New Balance, che danno un'ulteriore stabilità, stabilità che comunque è garantita da questa tomaia particolarmente efficace, tomaia che raccomando, e soprattutto in questo periodo estivo, è davvero piacevole utilizzare per la sua traspirabilità. Interessante notare, questo sicuramente è uno degli aspetti super positivi di questa scarpa, che la casa di Boston ha suggerito che sono state aggiunte ulteriori quantità di fuel cell, che è l'intersuola presente copiosamente su tutta la superficie, cosa che rende la scarpa particolarmente reattiva ma al tempo stesso ammortizzata, di solito due caratteristiche che non vanno a braccetto. Questa cosa vi permetterà di correre davvero a tutti i ritmi, ovviamente secondo me è un po' sprecata per correre lenti, ma al tempo stesso sappiate che anche a velocità molto limitate avrete comunque una sensazione piacevole, sensazione però che potrebbe procurarvi una instabilità intrinseca nel fatto che la scarpa sia davvero molto ammortizzata. Tra l'altro sarebbe favoloso se vi iscriveste al canale, perché nei prossimi giorni parleremo di ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia e, perché no, di allenamenti. A livello di ammortizzazione la scarpa è abbastanza normale, a ritmi tra virgolette bassi, mentre a velocità elevate secondo me si sente il rimbalzo, rimbalzo confermato dai miei sensori RunScribe, che di fatto la indicano come una delle migliori scarpe della sua categoria, scarpa che secondo me vale la pena utilizzare anche per ripetute veloci, ma non vi consentirà di andare a 4 minuti al miglio, perché questo dovete sicuramente cercare una scarpa un po' più rigida. Ma di certo il ritorno energetico, ricordiamo il solito Ben Oning che ci dice che comunque l'energia deve essere creata per poter essere poi restituita,
è garantita, tra virgolette, non soltanto dall'intersuola fuel cell, ma anche e soprattutto dal battistrada, che è particolarmente leggero e che in alcuni punti contiene quello che si chiama endurance, che è una gomma un po' più dura, che vi consente, secondo l'azienda di Boston, una maggiore durata nelle parti a contatto con il terreno e sulle quali di solito noi podistamatori appoggiamo. Il battistrada, come ho già detto, è particolarmente leggero, ha dei fori nella parte anteriore, fori che comunque vi consentiranno di avere un grip abbastanza decente. Non la raccomando per correre in un trail, ma al tempo stesso per i lunghi secondo me potrebbe essere utilizzata, anche perché la protezione offerta da questo battistrada, almeno nei primi 400 km di corsa, potrebbe essere comunque efficace. Come ho già detto, la scarpa sicuramente non è la più stabile, anche perché l'intersuola è particolarmente morbida. Sappiate che nella parte posteriore sono state aggiunte alcune accortezze che vi consentono comunque una maggiore stabilità. Di certo a ritmi particolarmente lenti questa scarpa non è raccomandata per chi avesse problemi di pronazione. Per ridurre il rischio di instabilità è stata aggiunta una gomma più dura nella parte esterna, gomma più dura che consente di conseguenza di gestire e garantire una maggiore stabilità, però ovviamente dipende dal vostro modo di correre e, come ho già detto, non la raccomando a podisti, amatori, iperpronatori, che invece dovrebbero scegliere ulteriori scarpe. Tra l'altro la Vongo 5 appena uscita potrebbe essere una soluzione per voi. E veniamo, come al solito, ne abbiamo detto all'inizio, al tendine d'Achille che in questa scarpa è legata al battistrada che di fatto non è destinato a durare a lungo, soprattutto nel caso in cui l'appoggio al terreno sia molto rapido e con una forza importante. Sappiate però che correndo in strada non avrete nessun problema, il grip è mediocre, almeno secondo me questo è l'aggettivo da utilizzare. D'altro canto non abbiamo notato nessun problema nei cambi di direzione, resta però di fatto il problema principale di questa scarpa. Ed ora, come al solito, lascio la parola al prodepodista che qualche giorno fa, prima di partire per la Sicilia, ci ha raccontato cosa ne pensa di questa scarpa, scarpa che secondo me a lui è piaciuta moltissimo. Nel frattempo voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Io vado a bermi un coffee. Andrea, buongiorno, tutto bene? No, a parte che buonasera dopo mezzogiorno. Direi che oggi testiamo finalmente le New Balance. Dico sempre testiamo, ma in realtà recensiamo, perché si vede dalla scarpa che è già stata usata parecchio. Recensiamo le New Balance Rebel 2. Cosa ne pensi di questa scarpa? Io non ho detto che sono state usate, ma ho usato un altro termine prima. Posso dirti che forse è una delle scarpe che preferisco, cioè messa al piede davvero mi piace un casino, e come intersuola mi piace un casino, come battistrada forse non mi piace un casino, però è una scarpa che davvero al piede mi fa volare. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Secondo me sono scarpe adatte per atleti che pesano circa 65 kg, a cui piace la birra e vanno sotto i 3 km sui 10.000. Però non te le posso lasciare per andare in Sicilia, perché le devo usare e fare la recensione, la parte iniziale della recensione, oltre al video. Non ci avevo pensato, però in effetti me la potrei portare in Sicilia senza dirti niente. Adesso me tengo su e ci vado. No, guarda, è una scarpa sicuramente per fare pista, per atleti leggeri e veloci, più che altro perché per sfruttarla davvero bene, perché è una scarpa leggera e veloce, usarla a correre sopra i 4,15 secondo me è un po' sprecata, ed è una scarpa un po' sprecata per chi pesa abbastanza, perché spiattellerebbe troppo le fuel cell, quindi durerebbe troppo poco. E secondo te per quale distanze le utilizzeresti? Sicuramente in pista, ma anche per dei lunghi? Allora, intanto le userei in pista per fare qualsiasi lavoro, sì, dalle ripetute corte fino al medio. Guarda, è davvero una scarpa che secondo me poi anche qualità prezzo è ottima. Per fare i lunghi forse le farei per i lunghi maraton, in questo caso quando c'è da variare dei ritmi, farle comunque abbastanza forte, direi che ci casca a pennello. A livello di calzata suggerisci stesso numero, mezzo numero in più? So che comunque è un dibattito abbastanza aperto, perché comunque i negozi hanno visto persone che erano indecise tra i due numeri.
Ma guarda, ne abbiamo parlato prima, è stranissimo perché io davvero stesso numero la sento perfetta, c'è proprio uno spazio nell'avampiede abbastanza importante, la punta del piede che non tocca, io la prenderei stesso numero, ma proprio sono convinto, la sento proprio perfetta al piede. Sarà che forse anche il collo un attimino più alto grazie a questa linguetta, è una delle scarpe che sento più comode al piede, davvero. È un po' come la scarpa di Cenerentola, questa qua. Esattamente per te. E invece a livello di intersuola, questo Fuel Cell che è sicuramente molto decantato, ma non visto e conosciuto da tutti i podisti amatori, cosa ne pensi? Clamoroso, secondo me è ottimo. Mi ricorda tanto quello di Puma che abbiamo testato ultimamente. È morbido, è molto, molto reattivo. Sembra fluffy, si può dire. Ti fa venire voglia di spingere, ma non ti fa stancare, che è quello che cercavamo con le ultime scarpe da lavori. Chi ci ha seguito prima sa che ultimamente stavo puntando a delle scarpe abbastanza morbide e alte, perché per finire i lavori senza dolori ai tendini, ginocchia, orecchie. E queste scarpe qua secondo me sono ottime perché fanno proprio il loro dovere, ti fanno spingere perché è una mescola molto molto reattiva, ma in quanto ce n'è tanta è anche riposante a fine lavoro. Invece a livello di battistrada cosa ne pensi? Ovviamente le ho utilizzate mentre stavano asfaltando una strada, quindi c'è una conseguenza inaspettata, però cosa ne pensi? Sì, il battistrada è stato piallato pesantemente, diciamo che c'è comunque tanta gomma dura ancora, quella che Max dice vulcanizzata, ce n'è almeno altri 3-4 mm qui prima di vedere l'intersuola, quindi secondo me si può usare ancora tanto, però è proprio piallata via la zigrinatura e boh, non lo so, in pista secondo me il grip rimane ottimo, sicuramente su pista bianca sono un po' da rivedere in questo caso. E secondo te quali scarpe simili, le potresti paragonare ad altri modelli? Cosa ne pensi? Guarda, la scarpa molto molto simile alla Puma Deviate, ma lei aveva la fibra di carbonio dentro, quindi vabbè. Di queste c'è il modello con la piastra in carbonio, non ce l'abbiamo ancora a disposizione, magari la prenderemo. Che avremmo potuto finire il pacco, cioè nel senso così uno si compra New Balance 1, 2, 3. E scarpa simile, è difficile dirlo perché comodità sembra la mia amata Rincon, ma me la sento ancora più reattiva e più comoda al piede. Se proprio devo dire, mi ricorda un po' il Lunar dei tempi di Nike, che su certe scarpe era davvero una bomba. È una scarpa particolare, davvero mi sono innamorato proprio perché è davvero morbida ed è davvero reattiva. Se devo dire, il rimbalzo che dà sembra quello della Invincible, quindi solo Zoom X senza piastra in carbonio. E secondo te quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Ma parto dal difetto perché tanto lo sappiamo e sono contento di dire che mi sembra solamente il battistrada che si consuma precocemente. I pregi sono tanti, secondo me la calzabilità perfetta e questa mescola fuel cell che davvero sembra proprio lo Zoom X di Nike. Va bene, grazie Andrea, spero di vederti presto una volta tornato dalla Sicilia. Come al solito, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ci vediamo allora il 2 o il 3 di agosto. Va bene, Ciao! ciao!